Buongiorno, io sono Silvana Nardelli e insieme a mio marito gestiamo un agriturismo a Pietralunga, che è un piccolo paese dell'Umbria del Nord. Noi abbiamo una fattoria dove cresciamo i nostri animali e dove cresciamo le nostre verdure e accogliamo i nostri ospiti in questo casolare, che è un casolare molto antico. Logicamente, quando abbiamo iniziato questa attività, la cosa che si è posta è preparare qualcosa per chi viene a mangiare da noi. Nessuno di noi era cuoco all'inizio, siamo soltanto delle persone che ci piaceva mangiare le cose nel nostro posto e abbiamo cominciato a scambiarci delle ricette, raccogliere delle ricette e quindi è venuto fuori poi alla fine un menù simpatico e semplice, però che è anche gustoso. Allora, oggi infatti voglio farvi vedere una delle ricette classiche proprio della nostra zona, che è la famosa oca imporchettata. Queste sono le oche che noi cresciamo nella nostra azienda con un metodo biologico, cresciute all'aperto, però in commercio si possono anche trovare delle oche tranquillamente, sempre di buona qualità, forse di pezzatura un pochino più piccola. Considerate che questa è un'oca di circa 2,5 kg. Allora, si prende l'oca, si pulisce, si deviscera e io, sempre tra le varie consigli che ho avuto dalle persone che sono tanti anni in questo territorio, passano l'oca con mezzo limone. Questo serve per togliere un po' il cosiddetto sapore forte dell'animale, anche all'interno. Una volta passato il limone, prendiamo l'olio. Si prende l'olio e considerate che ce ne vuole circa sui 4-5 cucchiai e lo distribuiamo su tutta l'oca. Prendiamo un po' di aceto, mezzo cucchiaio di aceto, non più, il sale va ben distribuito. 4-5 cucchiaini di sale. E all'interno, ok. Prendiamo del pepe. Un cucchiaino di pepe va bene. Del finocchio. Il finocchio è una delle spezie che cresce da noi spontaneamente. Infatti nella cucina umbra spesso si trova il finocchio e uso sia in questo caso dei fiori di finocchio che si trovano in commercio tranquillamente. Prendo i rametti e li metto all'interno con 4-5 spicchi di aglio. A questo punto, una volta messi tutti gli ingredienti, massaggiamo l'arrosto in modo tale che si distribuisce uniformemente tutte le spezie. A questo punto aggiungiamo il vino. Il vino ne usiamo circa mezzo litro da mettere metà all'inizio e metà a metà cottura, in modo tale che porta a finire di cuocere l'oca. Lo rimassaggiamo e a questo punto la nostra oca è pronta per essere infornata a circa 200 gradi per un'ora prima di girare e mettere l'altro vino. Allora, la nostra oca è pronta e andiamo a tagliarla. Togliamo i nostri bastoncini di finocchio selvatico e incominciamo a tagliare l'oca. Ecco qui la nostra oca imporchettata è pronta.